Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tuda, che ne pensa dell'intervista della sua segretaria a Vogue? Penso che i giornali siano abituati a commentare come si vestono le donne leader e quindi lei li ha un po' spiazzati perché l'ha detto prima. Pensate per esempio alla Merkel, che è stata costretta a vestirsi con lo stesso tailleur per tutti gli anni della sua vita politica, cambiando il colore, ha fatto quella scelta perché nessuno le andasse a rompere l'anima. E lì ha fatto una scelta diversa. Io personalmente non sono particolarmente incline a seguire questo tipo di discussione sulla vita privata, le scelte private, come una donna si veste, come si trucca, si vede anche da come mi vesto io. Però insomma credo che abbia un po' spiazzato anche da questo punto di vista. Non Sì. darei tanto peso alla cosa, molto di più a quello che lei sta facendo. E che è molto, molto rilevante. Noi stiamo facendo anche un giro di interlocuzione con tutti i mondi delle rappresentanze, perché crediamo molto che bisogna parlare con la società organizzata e non solo con i partiti, e non abbiamo molto Allora, sollecitato aspetti. anche il governo, perché per decidere un decreto sul lavoro sarebbe stato importante non che chiamasse 2 ore prima i sindacati e gli dicesse: sai che Domenica ora facciamo sera, sì, questo, ma che però si mi scusi, confrontasse sul quella la devo serio. bloccare perché devo sentire Agnese Pini, vorrei una battuta.